Ciao a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video. Mi è appena arrivato un messaggio. Allora, sono tornata a casa mia. Per chi mi segue su Instagram avrete notato che ormai sono ritornata a casa. Non potevo più stare a casa di nonna. E diciamo che volevo anche tornare, mi stavo un po' stufando di stare lì, boh, non la sentivo casa mia, ecco. Poi a me piace tenere, insomma, arredare, comprare cose per la casa, mi sono trattenuta tantissimo perché appunto sapevo non sarei stata lì ancora per molto. E niente, sono tornata a casa, questo distacco dai miei mi è servito veramente tanto e spero che duri perché ho paura di tornare a livelli di stress che ero arrivata prima, stando in casa con i miei. Non so se qualcuno di voi mi può capire, però ero arrivata... non era una bella situazione, ecco. Avevo bisogno un po' dei miei spazi, loro comunque stanno sempre in casa e c'è chi magari ha la fortuna che... fortuna o sfortuna per i genitori che ancora magari lavorano, io e i miei no, mio padre è in pensione da più di 5 anni secondo me e quindi insomma siamo sempre tutti qua, mia mamma è casalinga, quindi vabbè, a parte questo. Allora, oggi è Halloween ed è giovedì, io in teoria mi dovrei allenare, sono le 11:30. Ma non ne ho, ho anche un pochino di mal di schiena perché 2 giorni fa, martedì, ad arrampicata, stavo provando a fare un percorso di un livello superiore al mio, già dovrei iniziare a fare quei tipi lì, però insomma ero un po' in alto e mi dovevo tenere solamente con le dita e quindi ero in un equilibrio abbastanza precario. Quando si arriva a livelli un po' più alti bisogna saper spostare il proprio peso, il proprio baricentro a seconda insomma della posizione, cioè non è facile arrampicata, vi devo dire. E lì in quel caso dovevo tenere il baricentro in un punto, tenermi solo con le dita, insomma sono cascata, so cascare e poi sotto c'è il materasso, però ho sentito un attimo la schiena che... e io... basta, infatti poi non l'ho più fatto. E niente, quindi sì, mi sa che dopo faccio dello stretching e sto iniziando a fare anche stretching dopo arrampicata perché un altro problemino che è venuto fuori è il braccio sinistro, questa parte qua. Non riesco più a fare i percorsi all'arrampicata che pendono così e dove io mi devo arrampicare così, quindi dove il mio peso viene tutto sbattuto in qua. Mi si sforza tantissimo questo braccio, anche se faccio del buon riscaldamento, vedo che... Quindi sto facendo tutte le cose un po' più semplici e tutte pareti, ecco, che non mi spingono in fuori in quel modo. E niente, a parte questo qua, ho deciso che adesso non mi alleno perché, dato che, insomma, domani mattina ho invitato un po' di gente a fare colazione da me, preparerò i pancakes, magari se riesco riprendo un attimo. E voglio già preparare l'impasto, ma lo faccio, vabbè, posso fare anche adesso. E così domani mattina, dopo che arrivano le 8:30, già mi metto verso le 8:15 a prepararli, così sono già pronti quando arrivano. E poi voglio preparare, dato che stasera siamo a cena, sempre con queste persone che vengono anche domani mattina, e siamo a cena, volevo provare a fare i muffin col cuore di pistacchio. Col pistacchio di Bulk Powders. Questo è un bel chilo, quindi ecco... usarlo nei dolci. Ah, un altro consiglio, dato che è un chilo e magari uno dice... un chilo, a meno che non sei un gran appassionato e magari non lo sai, e è tanto, quindi quello che vi consiglio è magari di smezzarlo. Io infatti ne ho dato un po' a una mia amica, lei ne va ghiotta, però un po' ho deciso di tenerlo perché volevo fare questi muffin. Sì, direi muffin perché è un dolce intero, quindi muffin col cuore. E quindi voglio preparare quelli lì, mettere un po' a scaldare della zucca, cuocere della zucca in forno perché poi la porterò sempre stasera. Tutto qua, quindi dato che voglio cucinare e oggi pomeriggio vado ad aiutare Brian a fare chiusura, quindi direi che l'allenamento possa passare avanti. Tanto poi sabato andiamo ad arrampicata, quindi insomma 3 allenamenti riesco a fare questa settimana. Comunque stamattina è iniziata bene la mattinata perché sono andata a fare un colloquio e probabilmente questa volta è andata bene. Forse quando uscirà questo video avrò anche già la conferma, non lo so. Speriamo. Speriamo, speriamo bene. Allora, appena ho trovato una ricetta per i muffin, ho messo con cuore di Nutella, vabbè, tanto uguale. Però dice, spero sia uguale, dice onde evitare che la Nutella, o comunque in questo caso la crema di pistacchio, vada nella base, e una volta in forno, bisogna fare delle palline e metterle in congelatore. Sì, circa 30 minuti. In questo modo si evita che la crema vada in fondo al muffin
ma anche che dice rimanga più morbida e cremosa all'interno. Quindi adesso io subito faccio delle palline, che fa anche belle abbondanti. Ora devono stare circa 30 minuti, intanto preparo l'impasto, è mezzogiorno meno un quarto, quindi si arriva un quarto, ci siamo. Ora qua ho già sbattuto uova, olio, zucchero e un po' di stevia. Vi ho evitato tutti i passaggi, però cioè è semplice. Magari vi metto il link della ricetta comunque, o comunque gli ingredienti li scrivo, li trovate giù in info box. Oh. Faccio 200 integrale e il resto metto la 0. Volevo mettere la 1 o la 2, ma non la trovo, non ce l'ho. Allora, passata mezz'ora, anche un po' di più, mi sono persa su TikTok, anzi dopo ve ne parlo. Ho acceso il forno a 200 gradi statico, ho tirato fuori le palline, non sono ghiacciate, sono lievemente più dure. E adesso passiamo alla parte difficile, assemblare. Comunque, ho messo i muffin in forno. Gli altri, dato che non avevo preparato le palline di pistacchio, ci ho messo dei pezzetti dei quadrotti di cioccolato fondente, sono a fuoco. Comunque, volete sapere qual è la cosa che io amo? No, che amo di più fare, non lo so. Una delle tante che amo fare è sleccazzare il dolce prima di cuocerlo. Cioè, secondo me è buonissimo perché è bello dolce. Io non... Ho rimesso gli occhiali e perché sto cercando di riprendere un po' con le lenti a contatto. Io le ho sempre utilizzate da quando ero alle medie, credo, no, superiori. Poi ho avuto dei problemi e mi davano sempre un gran fastidio, mal di testa. Ora mi vedo stranissima. E mal di testa e ho smesso. E poi insomma, non mi sono più trovata molto a mio agio. Ecco, ora sto cercando di ritornare a metterle facendo comunque qualche giorno sì, qualche giorno no, per riposare gli occhi. Boh, comunque, volevo farvi vedere una cosa. Allora, io ho messo qua c'è metà zucca e una patata dolce. E io prendo quella pasta bianca che mi piace molto di più di quella pasta arancione, le badate. Volevo farvi vedere una cosa. Questi qua, non so se avete già visto, un po' stanno, si vedono sui social, sono fatti in silicone, mi pare. E sono fatti apposta per cercare di utilizzare meno tipo la pellicola per chiudere gli alimenti. Quindi io volevo provare a metterlo nella zucca. Se li volete vedere, io li ho presi su Amazon, magari vi lascio il link in descrizione. Vediamo se riesco a farvi vedere. Questo è perfetto! Guardate, è perfetto! Allora, dato che l'ho aperta, è meglio che la tengo in frigo, perché la voglio fare sabato, che sabato sera a cena viene un po' qua della gente, perché non vedete i miei genitori perché sono andati via per il weekend, inoltre è il loro anniversario, loro si sono sposati il 31 ottobre ad Halloween, quindi io ne approfitto per invitare domani a colazione e sabato sera a cena. Quindi insomma la volevo fare un po' questa metà, insomma come magari antipasto, boh. Comunque sì, direi che sia ottimo. Qui direi che stiamo procedendo bene, ragazzuoli. Mancano 5 minuti circa, mi sembrate a poste. E qua sotto abbiamo la zucca e la patata. Non so cosa fare adesso perché è già 1:40. Io ho spiaccicato fino adesso, come vi ho detto, i dolci. E in più non si stavano cuocendo i muffin. Cioè sono stati quasi praticamente 50 minuti. Io ho messo 200 gradi forno statico, forse è meglio il ventilato, non lo so. Come c'era scritto nella ricetta diceva 20 minuti, cioè.
E quindi ne ho preso uno fuori prima per assaggiare, per vedere com'era dentro, e l'ho un po' smangiucchiato. Ne ho tirato fuori un altro, quindi boh, sono strapiena, non so neanche se prepararmi il pranzo, però so che alle 3 mi viene fame sicuramente. Quando mi verrà fame, pranzerò. Vedete, anche questo è. Adesso, quando si è da soli, sicuramente è più facile. Se si è in famiglia o con qualcuno, si sta un po' agli orari degli altri. Però in questa occasione io non mi sento assolutamente, cioè non sento necessario pranzare perché comunque non ho fame. Poi, insomma, se uno poi nel pomeriggio, se avessi avuto degli impegni, non avrei potuto mai mangiare in qualunque momento e magari mi sarei comunque sforzata nel mangiare qualcosa adesso. O comunque, insomma, mi sarei organizzata per portarmi qualcosa dietro. Adesso non lo so, magari se dopo devo andare al bar da Brian, saranno le 4:30, però mi viene fame, mi mangio un panino, non lo so come fare. Comunque, secondo me, anche come vi dico sempre, dell'ascoltarsi, anche in questi casi, cioè non succede niente se non mangiate una volta, non. Il corpo non esplode, il metabolismo non va a farsi benedire, anzi, secondo me ne giova soltanto il corpo, perché comunque nel mio caso smangiucchiato fino adesso, il mio corpo mi sta dicendo: guarda che siamo anche a posto così, non è necessario, non ti sciupi, non ti, come si dice, non ti decomponi, non il tuo corpo non ti va a mangiare le tue riserve, se adesso tu non mangi. Quindi, insomma, a parte questo, adesso mi metto un po' al computer, dovrei anche un po' pulire casa. E niente, così. Un po' stanca, le lenti mi hanno stancato un po' gli occhi. Comunque ho preparato anche l'impasto dei pancake per domani. Comunque i muffin, cioè, mi sembrano buoni, però non mi sembravano tanto cotti dentro. Boh. Comunque i giovanotti sono questi qua e sembrano cotti, a vedere se là dietro c'è la zucca e vabbè, speriamo bene. Ok, qui ci sono i muffin e la zucca. Non mi rimetto le lenti a contatto perché mi sento gli occhi veramente stanchi. Erano anni che comunque non le tenevo magari tanto e vabbè, questo è stato un po', ho provato a tenerle tipo la sera andando fuori così. Però è stato tipo martedì, ho provato a tenerle praticamente dal pomeriggio fino alla sera prima di andare a letto. L'ho fatto anche un po' il giorno dopo, poi ho fatto un giorno di pausa e oggi vedo che gli occhi sono un po' assonnati. Infatti ho anche un po' dormito, mi ha anche un po' stancato stamattina a fare tutte queste cose in casa, però dal momento in cui ho tolto le lenti proprio mi sono detta. Succede anche a voi? Avete consigli da darmi? Perché a me era successo anni fa. Dato che le ho usate per anni, poi, tipo in quarta superiore, non lo so, mi davano sempre mal di testa. Allora ho fatto dei controlli e l'ottico mi ha detto che si era praticamente, come prende quando vi grattate la pelle, togliete degli strati di pelle. Ecco, praticamente si erano andati a togliere degli strati, insomma, infatti mi ha fatto vedere poi anche tramite gli apparecchi. E era per questo che avevo sempre mal di testa, con le lenti mi davano fastidio. Ne ho fatto una cura con le gocce e ho fatto pausa dalle lenti, solo che poi da lì ho detto non metterle più. Quindi adesso voglio ricominciare, però vedo che l'occhio mi dice che è con calma. Niente, adesso non ho pranzato alla fine, mi sono data un po' di fame, ho zonato un po' di patata dolce che dopo tipo un'ora e mezza si è cotta, non lo so. Comunque adesso vado al bar da Brian e vedo se è rimasto qualcosa. Tanto rimane sempre un po' qualcosa piuttosto che buttarla, mangio quello che c'è. Non so se si vede qualcosa. È perché li ho messi sopra i leggings neri e non cosa si può vedere. Finalmente ho ritirato fuori i miei amati. Stivali alti, questi qua li ho comprati da una ragazza che al negozio vicino a Milano, ma vende anche online. E io ero molto molto indecisa se prenderli o meno perché io ho sempre paura che mi stringano qua. Vedete, invece questi sono molto larghi, forse anche troppo, e li ho presi tipo una taglia M. E, no, scusatemi, che taglia M, li ho presi tipo un 39 perché pensavo che il 38 mi stesse stretto qua. Ho tolto il fiato, lo metto per
mettere degli stivali. Tu il fiatone. Vabbè, comunque, finalmente li ho tirati fuori, mi piacciono tantissimo e non vedo l'ora di mettere con le gonne, le calze. Siamo tornati a casa, sono quasi le 8 e adesso mi sto dando una sciacquata che andiamo appunto a cena dai nostri amici. C'ho la faccia sconvolta. Avete visto? Ho mangiato una piada, non sono neanche riuscita a finirla tutta perché era stracchino e rucola e mi ha fatto venire un po' di mal di pancia lo stracchino. Cioè, delle volte mi mangio roba col burro, crema, mascarpone, sto benissimo, un po' di stracchino mi fa. Boh. Vai a capire. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 1 novembre. Come avete visto ieri sera la cena è stata veramente buonissima. Non avevo tantissima fame perché la piada con lo stracchino mi aveva un po' ribaltato lo stomaco, però insomma, ho mangiato tutto quanto. I muffin sono piaciuti, però sì, è stata strana la questione della cottura, infatti forse erano troppo cotti. Vabbè, comunque adesso sono le 8:10, le 8:30 arrivano quelli di ieri sera, ci sono i genitori e i nostri due amici. E perché vengono dalla Sardegna e li hanno ospitati, sono i genitori della ragazza, vabbè non so se avete capito, e praticamente li ho invitati qua a colazione, volevo fargli pancake e niente, adesso ho già fatto tutti i caffè della macchinetta, li ho messi in un contenitore così poi li versiamo direttamente nel latte. I pancake, l'impasto, come sapete, come avete visto, è già pronto. Quindi devo solo mettermi gli stampi, ma se vi faccio vedere un po' dopo il risultato finale. Pensavo di tagliare un po' di frutta e poi niente, metto in tavola la mia Novi, miele e marmellata che ha fatto mia mamma, cose così insomma, che altro posso mettere, sì.